Prosegue con successo l'intenso programma di serate del Festival Il Cerchio delle Muse, che porta musica di alta qualità nei borghi della Valle del Cerchio. Sono state stavolta le bellissime voci di Irene Cerboncini, Angela Gandolfo, Gianni Mongiardino, Marzio Giossi, accompagnate dal virtuoso pianista Roberto Barrali, ad animare la splendida serata di musica lirica che si è svolta a Careggine. Il concerto è stato ospitato sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo, uno degli edifici sacri più antichi di tutta la provincia. L'evento è stato salutato dalla presenza anche di varie autorità, tra cui il consigliere regionale Mario Puppa, che a Careggine è stato a lungo anche primo cittadino. Un appuntamento che finalmente riprende con un filo di tristezza, perché il pensiero va comunque a Luigi Cironi, che non c'è più, non c'è stasera, è sempre stato qui a Careggine, tra l'altro al mio fianco durante i miei mandati da sindaco. È una mancanza forte, è colui che ha creato il festival, che ha saputo coniugare la bellezza dei nostri borghi con la grande musica, dando un servizio alla promozione culturale del nostro territorio. In apertura di serata il presidente del Cerchio delle Muse, Fosco Bertoli, ha ringraziato tutti coloro che hanno creduto ed aiutato il festival, e non è stato quindi un caso che fosse presente anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchi. Cerchio delle Muse per la Valle del Cerchio nel suo insieme, ma forse anche per la Garfagnana in particolare, è senz'altro la manifestazione più importante che c'è in questo momento, proprio per il valore che ha, non tanto per il, diciamo, per il valore culturale, ma quanto per il fatto che interessa tutto il suo territorio, appunto nel suo complesso, arriva fino nei piccoli paesi, ed è, insomma, questo veramente un qualcosa di estremamente positivo. La Fondazione l'ha sempre appoggiato, continuerà a appoggiarlo, perché è sicuramente una manifestazione di grandissimo valore per questo territorio. Il calendario del festival prosegue ora con gli ultimi due appuntamenti: sabato 21 nella Pieve di Loppi e sabato 28 a Coreglia Antelminelli, per la chiusura della manifestazione.